Ben trovati, ben ritrovati. Oggi degustiamo un Sangiovese in purezza di Villa Piglio, una cantina che abbiamo già recensito, una nuova video degustazione in collaborazione con Vino 75. Questo vino qui, il Cypress, come lo chiama Villa Piglio, lo potete trovare su vino75.com al prezzo di 15 euro circa. Andiamo a vedere cosa stiamo degustando, cosa degusteremo. Un Toscana IGT, come abbiamo già detto, Sangiovese Cypress Villa Piglio 2012. È un Sangiovese in purezza, non rientra quindi all'interno di nessun disciplinare, quindi un IGT. La cantina si trova a Valdelsa, tra Firenze e Pisa. Il vino è affinato, Vino 75 ci dice in barrique, Villa Piglio ci diceva in tonneau. Fallegno, diciamo che fallegno. 14 gradi centigradi ci dice Villa Piglio, ci dice Vino 75. Vediamo l'etichetta che cosa riporta. Cosa riporta l'etichetta? 14 gradi, quindi diciamo ha un buon sostegno alcolico. Stiamo parlando di un vino di un buon sostegno alcolico. Temperatura di servizio consigliata intorno ai 18-19 gradi centigradi, 18-20 diciamo così, dai. Questo è il sughero di Villa Piglio, se lo potete vedere, è un sughero di buona qualità, probabilmente italiano, sughero di buona qualità. Andiamo a degustare il vino. Allora, questo è il vino, possiamo dire che si presenta con un manto rubino dalle sfumature mogano, dall'unghia mogano, non proprio aranciata, ma proprio mogano ci verrebbe da dire. Il vino è trasparente, il vino è limpido, è di buona intensità. Per quanto riguarda l'analisi olfattiva, come successivo passaggio degustativo dopo quella visiva, vediamo che cosa il vino ci racconta. Ok, allora, una cosa subito che possiamo notare è che il vino presenta un certo numero di famiglie e le presenta in maniera anche abbastanza identificativa, ecco, abbastanza in successione. E subito dunque, per questo motivo, possiamo dire che il vino si presenta fine e si presenta anche un vino, come si dice, franco, un vino... a me esce sempre la parola sincero, il termine sincero più che franco, cioè è un vino che oltre ad avere una finezza che si presenta, che si manifesta principalmente al naso, ha una finezza elegante, cioè questa questo suo essere, finezza elegante diciamo è una ridondanza, questo suo essere fine, questo suo essere elegante lo fa in maniera anche molto precisa, molto razionale. Il vino è anche abbastanza intenso al naso, non lo definirei particolarmente intenso, però si fa sentire. E direi complesso. Perché complesso? Perché le famiglie che qui possiamo sentire sono sicuramente una nota erbacea molto caratteristica, forse non a caso si chiama Cypress questo vino, una evidente nota di frutti a bacca rossa, frutti... quasi a maturazione, diciamo così, e qui la ciliegia è proprio identificativa, molto descrittiva di questo vino. Si sente anche una leggera spigolosità che potrebbe richiamare una nota speziata, forse questo è un po' più la famiglia meno evidente di questo vino, però si sente, e sul finire si sente una buona, buonissima nota avvanigliata, sintomo, come si diceva prima, di un passaggio in legno, che sia tonneau che sia barrique, diciamo, si nota la differenza tra un tonneau e un barrique, soprattutto principalmente al naso, ma poi quando lo metti in bocca, ecco, si fanno sentire le due diverse tipologie di dimensionali, ecco, del legno, però in tutti i modi questa nota vanigliata richiama il fatto che il vino abbia fatto un passaggio in legno. Quindi un vino complesso ed elegante. Andiamo ora a concludere la nostra analisi del vino, la nostra degustazione del vino con l'analisi gustativa.
Allora, qui bello, sempre bello scoprire un vino prima al naso e poi in bocca, soprattutto se questo poi si presenta sotto lo stesso, sotto le stesse vesti, sotto la stessa lo stesso volto, ecco, sia al naso che poi in bocca. Questo perché? Perché il vino possiamo sicuramente definire un vino tannico o mediamente tannico. Perché? Beh, io questo tannino lo definirei un tannino un po' furbo, nel senso che è un tannino che in ingresso si sente, tanto da far pensare di essere abbastanza ingombrante poi a lungo andare in bocca. In realtà no, perché dopo pochi secondi sparisce, quindi per me è un tannino furbo, ma è un tannino abbastanza elegante. È un vino poco sapido, la sapidità non è, diciamo, la caratteristica principale di questo vino. È un vino caldo, non a caso 14 gradi, è un vino sicuramente fresco, da un buon sostegno, da un buon sostegno acido, non eccessivamente, ma fresco, fresco vivo, quello che vi pare, quello che più vi piace, ecco, come assegnargli questi termini molto tecnici. Comunque, un vino dove l'acidità si fa sentire in buona parte, il tannino io lo definirei furbo, un buon elegante, di una buona eleganza, una sapidità leggera e un'alcolicità ben presente, un vino caldo. Come retroolfattive, di solito le diciamo quando sono proprio evidenti caratteristiche, in questo caso non c'è molta evidenza di retroolfattive, diciamo cose particolarmente interessanti da dire di retro, per le sensazioni retroolfattive, se non per una leggero, cosiddetto, come si dice, retrogusto americano. Ecco, sì, amaricante la parte più caratteristica, ecco, di retroolfattiva e di retrogusto. Concludiamo con gli abbinamenti. Il produttore ci suggerisce che questo vino va abbinato, può essere abbinato con tutte le carni alla griglia. Sicuramente noi ci aggiungiamo anche alla griglia sempre, ma qualche prodotto della terra, quindi pensiamo ai funghi, pensiamo anche a delle verdure alla griglia. Questo è tutto, penso di aver detto tutto. Vi ricordo il prezzo di 15 euro su Vino 75, per il gusto relativo da Tiziano, viva il vino!